Auguri di una buona serata, benvenuti a questa nuova puntata di Telegram. Questa sera ci occuperemo del Mugello, ma non soltanto, ne parleremo in relazione alla grande Firenze, insomma alla città di Firenze, anche con i collegamenti che si verranno a creare nei prossimi tempi, una sorta di esperimento che però forse porterà a essere più vicino il Mugello alla città di Firenze, con collegamenti che insomma creeranno una sinergia forse forte, daranno un'opportunità in più per tanti abitanti. Non parleremo naturalmente solo di questo, parleremo di tanti argomenti, lo faremo intanto con il sindaco di Borgo San Lorenzo, Paolo Moboni, che saluto. Buonasera. E buonasera anche alla consigliera regionale del Partito Democratico, Fiammetta Capirossi. Buonasera. Buonasera a tutti. Allora, senta Moboni, prima è d'obbligo fare una domanda, no? Perché in questi giorni imperversa insomma questa discussione, questa polemica a Borgo San Lorenzo, poi a livello giornalistico piace tantissimo, certo. diciamolo chiaramente, di un suo possibile ingresso nel Partito Democratico. Quanto c'è di vero? È così? E quali sono le motivazioni? Ma io ometto quello che è uscito sulla stampa, perché mi pare insomma che i toni e magari qualche testata ha utilizzato sono assolutamente fuori luogo. Cioè, io francamente mi meraviglio della meraviglia, nel senso che vorrei intanto dare una notizia, che sono sindaco del PD, o meglio anche del PD, visto che il 58% delle persone che mi hanno votato, per il 38% hanno messo la croce sul simbolo del PD. È chiaro che la situazione a Borgo San Lorenzo ci vede impegnati nell'amministrare quelli che sono problemi di tutti i giorni dei cittadini, però è anche vero che all'interno dei partiti che mi sostengono, quindi Borgo Migliore e il Partito Democratico, soprattutto in Borgo Migliore, sta iniziando un ragionamento politico anche di prospettiva, e questo credo, come dire, questo ragionamento io lo voglio seguire da protagonista, e credo che la grande novità che ha rappresentato Borgo Migliore anche nelle elezioni, penso insomma dallo spirito delle primarie a poi quello che è stato lo spirito anche delle elezioni vere e proprie e poi anche dell'azione amministrativa, sia uno spirito di servizio per la comunità borghigiana, e credo che mi sembra anche giusto che Borgo Migliore faccia un ragionamento politico, lo ripeto, politico, di convergenza anche verso il Partito Democratico. Quello che francamente come dire, qualcuno vuol far apparire come una possibile, perché allo stato attuale nessuno ha compiuto scelte definitive, quindi una possibile scelta che è una scelta assolutamente personale e utilitaristica, a me sembra faccia più gioco a chi magari crede nel 2019 di poter riprodurre uno schema di rassemblamento di liste civiche contro l'attuale centro-sinistra. Questo è un gioco da cui io mi tiro fuori, ma che chiaramente invece io voglio seguire anche in prima persona quello che è il ragionamento politico, perché di questo penso che Borgo San Lorenzo abbia bisogno. Allora, qualche giorno fa anche noi abbiamo provato a dare una risposta, visto che la querella cioè è accesa insomma anche attraverso i vari media del Mugello, e questo insomma è stato un po' il nostro punto di vista. Sentiamo. A Borgo San Lorenzo si è accesa in questi giorni una polemica che ha assunto rilevanza nel dibattito tra il sindaco Paolo Moboni e un quotidiano online della zona. Nel merito, la questione ruota intorno alla notizia dell'ingresso di Moboni nel Partito Democratico, una scelta che appare naturale dal momento che i voti con i quali governa sono per la maggior parte proprio quelli del PD. Nella primavera del 2014, infatti, Paolo Moboni, sostenuto dalla lista civica Borgo Migliore, vinse le primarie contro il Partito Democratico di Sonia Spacchini. Il 25 maggio dello stesso anno, poi, divenne sindaco. Quel giorno lo votarono il 58% degli elettori, di cui quasi il 38% mettendo una croce sul simbolo del Partito Democratico. Nello stesso giorno, per le elezioni europee, il PD a Borgo prese il 63%. Tutti elettori PD che scelsero un sindaco esterno al loro partito, al punto che quella di Moboni a Borgo è da considerarsi in tutto e per tutto un'anomalia, sviluppatasi nella crisi del PD, della sua classe dirigente e delle infelici scelte in campagna elettorale. Pertanto viene da chiedersi da cosa derivi tutto il clamore della notizia. In questo la probabile risposta è una logica annodata di vecchi schemi nemici che si allenano per sopravvivere. Da una parte la lista civica Borgo Migliore, casa dei socialisti, capitanata in consiglio da Enzo Squilloni, dall'altra i nostalgici provenienti dalla DC e dal PCI. Contenitori di anime diverse, in passato avverse, che oggi tentano di tenere in piedi il vecchio schema, quello di una politica fatta di formule desuete con cui rivendicare una rappresentanza, al punto che per difendere certe sigle si tirano in ballo i cittadini e la loro appartenenza. Ne risentiranno i 1645 borghigiani che alle elezioni votarono la lista civica. L'impressione piuttosto è che ai cittadini sempre meno importi di certi ragionamenti molto politici e pochissimo pratici, ragionamenti che poco hanno a che fare con le crisi del lavoro, la gestione dei profughi o persino le buche sulle strade, di cui ogni giorno si occupano i sindaci. E se Moboni avrà governato bene tra 3 anni, lo decideranno proprio loro, i cittadini, che sia membro o meno del Partito Democratico.
Allora, Capirossi, volevo domandarle una cosa. Insomma, nel servizio si diceva che Paolo Mobone è un po' un'anomalia del sistema, diciamo così, perché governa con i voti del Partito Democratico, non si offenderà Paolo Mobone per la gestione. Una buona anomalia. Una buona anomalia del partito, della politica, perché governa con i voti del Partito Democratico, ma non è eletto del Partito Democratico. Come dire, che stagione è questa? Se di fatto è una naturale prosecuzione il fatto che Mobone decide di entrare o meno nel Partito Democratico, e se è stata fatta anche però un'autocritica da parte del Partito Democratico in Mugello, perché alla fine, insomma, alle elezioni vinse poi un candidato che è esterno al Partito Democratico. Ma io penso che quando si accetta di fare primarie di coalizione perché si pensa che la forza di un movimento sia quella di mettere insieme tutti diciamo, i candidati probabili, migliori che ci può essere su un territorio, poi si deve accettare e portare avanti il risultato che esce dalle urne. Paolo Mobone ha vinto le primarie a Borgo San Lorenzo in modo netto, quindi è legittimato a tutti gli effetti, è stato legittimato a tutti gli effetti a partecipare alle elezioni per sindaco. È il sindaco della coalizione. E quindi è stato eletto, come ha detto lui precedentemente, come è stato detto anche nel servizio, dai voti anche del PD e di tutti coloro che si sono identificati in quello che è stato, diciamo, sia la campagna elettorale sia il processo che ha fatto Paolo in questi anni. Ma io l'unica cosa che posso dire, io lo conosco, l'ho conosciuto prima come datore di lavoro e anche come sindaco, e poi ora, vabbè, ora in quest'altra veste. È un sindaco che io rispetto molto, oltre ad essere una persona onesta e devo dire anche molto determinato, e quindi sono caratteristiche secondo me necessarie, e il fatto cioè, che c'è il DNA per essere nel Partito Democratico, cioè. No, il Partito Democratico secondo me è un grande contenitore, non si può, secondo me si deve un po' uscire da quelli che erano gli schemi di una volta, DC, PC, PSI, perché veramente il mondo è evoluto, è andato avanti, guardiamo continuamente quello che sta succedendo nelle altre parti del mondo. Non si può stare fermi, pur ognuno di noi avendo le nostre origini, avendo il nostro credo e quello che ci ha formato da un punto di vista politico, però bisogna anche pensare che stiamo andando verso a idee un pochino più, diciamo, più allargate. E io non ci vedo niente di strano, anzi, io l'ho detto a Paolo prima, dopo ti dico cosa penso che sia veramente un ragionamento politico che è necessario. E non ci vedrei assolutamente niente di strano, perché lo vedrei come un percorso iniziato 2 anni fa e che sta piano piano mettendo i tasselli per per un futuro. Senta, mi permetto di dire una cosa, prego, Alessio. Prego. C'è qualcuno che malignamente vedrebbe in questa futuribile scelta anche un'esigenza da parte del sindaco di Borgo San Lorenzo di garantirsi una rielezione oppure di contare di più a livello del Mugello? Ecco, quello che mi sento di dire è che innanzitutto non ho bisogno di cambiare tessera per avere autorevolezza rispetto, insomma, al comune che attualmente è il più grande all'interno dell'area del Mugello e che rappresenta, che è Borgo San Lorenzo, così come sulla rielezione. Sinceramente il ragionamento politico è parallelo al ragionamento amministrativo, ma come giustamente diceva anche il vostro servizio, noi lavoriamo per i cittadini. Saranno i cittadini tra 3 anni a decidere se la giunta Mobone, l'amministrazione Mobone, la maggioranza di governo che ha votato un programma di mandato con la fiducia nella prima seduta del Consiglio Comunale avrà lavorato bene o male. Se deciderà che merito ancora fiducia, il mio lavoro proseguirà sempre a servizio di Borgo San Lorenzo e del Mugello per altri 5 anni, altrimenti tornerò al mio lavoro senza alcun problema. Se invece si ragiona di politica, allora io credo che una forza come Borgo Migliore, che è la seconda forza politica di Borgo San Lorenzo, abbia il dovere, partendo anche da tutto quello che è l'insieme di esperienze che Borgo Migliore rappresenta, quindi dal PSI a altre aree che comunque si riconoscevano, passami il termine, certo. Nell'idea dell'Ulivo, si mettano a disposizione in un percorso anche rispetto a quello che è, voglio dire, lo scenario nazionale, che vedrà sicuramente, volenti o nolenti, dopo ottobre, la fine della Seconda Repubblica e l'inizio della Terza. Quindi su questo sono d'accordo con la consigliera Capirossi, dobbiamo anche fare un ragionamento politico che deve completamente abbandonare quegli schemi e quei modi di ragionare che ormai appartengono davvero a un'altra era politica e proiettarsi nel futuro. Quindi, insomma, e nel futuro è la politica con la P maiuscola che deve essere protagonista. Secondo lei, insomma, la critica è un istinto di sopravvivenza di certi schemi, appunto? Beh, io credo non tanto Paolo Mobone, ma quello che ha rappresentato Borgo Migliore, anche l'evoluzione che ha avuto il PD in questi 2 anni
abbia davvero dimostrato una grande voglia di aprirsi, di coinvolgere i cittadini, di coinvolgere pezzi della società civile. Io credo che questo magari toglie un po' di ruolo politico anche alle opposizioni, e quindi magari su un progetto di ridare davvero, come dire, un po' di fiato all'opposizione, al centro-sinistra, anche questi mezzi, insomma, non proprio da un punto di vista deontologico corretti, a mio avviso, sono sicuramente dei segnali che vogliono indebolire la persona del sindaco proprio per creare un'alternativa diversa da quella che c'è oggi. Ma noi chiaramente le respingiamo, anche perché i due rappresentanti dei partiti attuali che mi sostengono, cioè Giacomo Bagni per Borgomigliore e Gabriele Timpanelli per il Partito Democratico, stanno lavorando bene, c'è davvero un bel clima e francamente, come dire, noi continuiamo a lavorare in questa direzione con l'obiettivo di fare una buona politica e quindi di amministrare bene Borgo San Lorenzo e chiaramente anche poi il Mugello. Va bene, voglio chiudere poi questo argomento politico, che voglio arrivare sui temi pratici, sono anche più importanti. Le chiedo soltanto se per strada qualcuno l'ha fermata chiedendo: ma perché traditore, qualcosa del genere, è successo? Ora, magari fino a traditore non ci siamo arrivati, però è chiaro, quando ci sono dei titoli sensazionalistici è evidente che poi nel cittadino normale che legge i giornali o comunque consulta internet possano venire i dubbi, ma io chiaramente ho spiegato, come ho spiegato adesso, quella che è la situazione e credo che sarà ben compresa soprattutto dai cittadini. Allora, qualche giorno fa si è votato, si sa molto bene, per il referendum cosiddetto ormai sulle trivelle, lo chiamiamo anche noi così. Abbiamo anche una scheda che chiarisce, mette a confronto alcune zone della provincia di Firenze, tra cui anche il Mugello, vediamo se riusciamo a vederla, dove comunque il voto è stato piuttosto, l'affluenza è stata piuttosto bassa, 28,13% in Mugello complessivamente, rispetto a una piana che ha dei valori un po' più alti, la Val di Sieve, che anche storicamente, insomma, è molto legata al voto, porta sempre tanta gente a votare. 28,13%, che percentuale è, Capirossi? Glielo chiedo a lei, cioè da considerarsi positivamente, visto il messaggio che aveva lanciato il Premier, dal vostro punto di vista, o negativamente, perché comunque quando poi si vota in pochi la scarsa partecipazione non è un buon senso segno civico, diciamo così. Secondo me la scarsa partecipazione deve essere identificata nell'inconsistenza del quesito referendario, perché per referendum che veramente valevano qualcosa la partecipazione c'è stata. Io quindi devo ammettere, io per prima non sono andata a votare, è la prima volta in vita mia da quando ho potuto votare che non sono andata. E non sono andata per questo motivo, perché secondo me il quesito referendario non era un quesito da porre ai cittadini in quei termini. Oltretutto il governo e le istituzioni regionali si avvalgono di tecnici che dovrebbero essere loro a garantire e a cercare di tutelare i cittadini in tutte le forme possibili e immaginabili, sia quando vengono stipulati i contratti sia quando poi devono essere effettuate le verifiche. Quindi, insomma, il quesito secondo me era veramente un quesito inutile, una spesa inutile. Sì, io pensavo che fosse un pochino più alta, devo dire la verità, in generale. Okay. Sì, pensavo fosse un po' più alta, però probabilmente la riflessione l'ho fatta io, non sono stata l'unica a farla, probabilmente l'hanno fatta più cittadini. D'accordo, Mubone. Sì, io premesso che personalmente sono andato a votare, perché comunque penso che sia, come dire, legittimo, così come è legittima l'astensione. Io sono rimasto sorpreso in positivo, nel senso, non mi sarei aspettato questa percentuale di votanti. Forse il fatto che il Presidente del Consiglio abbia preso posizione, di fatto ha avuto un effetto di voleva dare un messaggio all'attuale governo da andare a votare, perché oggettivamente il quesito era veramente, veramente molto, molto tecnico. Credo davvero, io stesso lo ammetto, cioè, al di là di aver preso tutte le informazioni possibili, era davvero difficile prendere una decisione in merito e in maniera scientifica, perché comunque c'erano argomentazioni sia per una parte sia per l'altra. Io ritengo che il referendum sia davvero uno strumento importante, ma così come è fatto abbia davvero delle debolezze, lo dimostrano le percentuali di votanti degli ultimi referendum, anche, voglio dire, su argomenti, penso anche agli argomenti etici, anche molto più. Allora io penso che sarebbe opportuno davvero provare a modificare il sistema referendario, nel senso provare magari a mettere un numero più alto di firme e poi comunque dare una validità al referendum qualunque sia la percentuale di votanti. Invece 500.000, mettiamo 2 milioni di firme, che vuol dire che questo è un tema davvero sentito, però poi bisogna andare a votare, perché comunque quel risultato lì è vincolante. Così com'è, oggettivamente era evidente che il risultato, anzi ripeto, io credo sia stato
stato più strumentalizzato pro o contro Renzi rispetto poi al tema specifico. Questo è stato un po' lo spartiacque, infatti. La cosa spiacevole dall'idea è stata... un po' tutti i voti da qui in avanti saranno così. Sì, però questo delegittima un pochino anche chi, certo, chi poi va a votare e chi si impegna in una campagna elettorale, perché effettivamente non si può fare di una campagna elettorale, specialmente una campagna referendaria, uno spartiacque così importante. Insomma, vedevo l'altro giorno un sondaggio, il 56%, non mi ricordo chi l'aveva commissionato, ma insomma il 56% dei votanti avevano detto di essere andati a votare proprio per, esatto, contro Renzi, insomma, in sostanza, e quindi era una quota effettivamente abbastanza larga. Voglio parlare di un paio di questioni specifiche, vi chiedo di essere brevi. Voglio partire dall'assessore, dalla consigliera Capirossi, sulla questione dell'ospedale del Mugello, no? È una questione insomma dirimente, molto importante, molto sentita dai cittadini, ovviamente, perché è un presidio ospedaliero molto importante che va in qualche modo cambiato. Rossi ha preso un impegno molto forte qui in Mugello proprio durante la campagna elettorale. A che punto siamo? Allora, il 4 di marzo abbiamo portato l'assessore Saccardi in visita all'ospedale del Mugello e le abbiamo fatto vedere le strutture. Lei è rimasta molto sorpresa, più che altro per la professionalità e per l'accuratezza con cui è tenuto il nostro ospedale. Sappiamo tutti che ci sono problematiche legate al fatto che è un ospedale ormai datato, e quindi ci sono anche un po' di problematiche legate anche alla staticità, però insomma, cioè, alla struttura, però diciamo... Rischio sismico. Sì, rischio sismico. L'assessore ha commissionato agli uffici tecnici regionali uno studio, anzi due studi, uno che va verso un'eventuale ristrutturazione e messa in sicurezza dell'ospedale attuale e un altro studio che va verso la realizzazione dell'ospedale dove adesso c'è il parcheggio, quello vicino alla ferrovia. E da questo studio poi verrà presa la decisione politica all'interno della Giunta e sentiti anche logicamente i sindaci, e sono stati partecipi in tutto il percorso perché è stato istituito proprio un tavolo tecnico all'interno dello staff regionale. Quindi, due strade più o meno che si è capito che fossero quelle lì, si può sapere un po' i tempi, si può capire un po' dai tempi quanto ci vorrà più o meno per avere un esito degli studi. Lo studio di fattibilità credo che debba essere ultimato entro giugno, o perlomeno le tempistiche che io sapevo sono queste. Ora non mi sono aggiornato ulteriormente, però non mancherà molto a informarsi, però insomma davano giugno come data plausibile per avere lo studio di fattibilità di entrambi. Rimane da stare molto dietro, anche perché le due strade sono tutte e due molto onorose, una si parla di circa 40 milioni di euro e l'altra 60. Diciamo che la differenza sono 20 milioni di euro, che possono sembrare pochi, però insomma non sono assolutamente una cifra trascurabile. Diciamo che è nostra intenzione, e anche l'assessore quando ne abbiamo parlato ha detto: se il rischio è quello di chiuderlo per 3 anni per ristrutturarlo e quello di farlo nuovo e spendere, certo, 20 milioni di euro in più, dice guardiamo di intraprendere la strada migliore. Quindi la mia speranza, e anche quella dei sindaci, perché su questo ci siamo affrontati spesso, è quello di riuscire a trovare la modalità giusta per rifarlo nuovo. Io credo intanto vada sottolineato una cosa che diceva anche la consigliera Capirossi, cioè per la prima volta abbiamo istituito un tavolo tecnico-politico, dove erano presenti allo stesso tavolo sia i massimi dirigenti dell'azienda sanitaria, la consigliera regionale Capirossi e i sindaci del Mugello in rappresentanza anche della Società della Salute. Questo è stato un passaggio fondamentale perché ha permesso poi di arrivare a qualcosa di concreto, cioè un documento, un'analisi, un documento preliminare di indirizzo. È ovvio, non poteva essere un progetto preliminare, però dove sia i tecnici che i politici, quindi la ASL e gli enti locali, hanno dato delle linee di indirizzo. E questo credo sia una novità importante, perché ha visto per la prima volta anche i rappresentanti dei territori, quindi i sindaci, al tavolo insieme all'azienda sanitaria. È chiaro, sono emerse due strade. Noi, da un punto di vista dei sindaci del territorio, ci siamo già espressi anche in questo documento, perché è ovvio, se la ristrutturazione dell'esistente dovesse comportare una chiusura, anche fosse di un anno o di 2 anni, dell'ospedale, questo a mio avviso equivarrebbe a chiuderlo, oltre a considerare tutti i costi sanitari di portare le persone del Mugello a curarsi in altre strutture. È evidente, quindi,
La volontà politica è quella di puntare sul nuovo ospedale e si parla di cifre importanti, e quindi su questo poi il tema poi diventa quello, cioè trovare le risorse. Mentre facciamo questo ragionamento, io credo che come politica dobbiamo anche, come stiamo facendo, interessarci sulla qualità dei servizi che eroga il nostro ospedale, quindi un'attenzione particolare al personale, alle professionalità presenti, perché altrimenti noi rischiamo di lavorare per un ospedale che poi da un punto di vista delle professionalità non garantisce rispetto ai bisogni dei cittadini. Quindi il clima è molto molto positivo, pur nelle incertezze di bilancio che chiaramente anche la regione ha come i comuni, e soprattutto è importante che amministrazioni locali, regione, azienda sanitaria abbiano un obiettivo comune. E lavorino insieme. Allora, ci fermiamo per questa prima parte, come dire, torneremo tra 5 minuti, sono 5 minuti di telegiornale, poi torneremo per parlare ancora della questione dell'ospedale, insomma della sanità in generale anche per il Mugello, e poi altre questioni, non ultima quella dei collegamenti con Firenze, di cui parlavamo in apertura, che poi è quella più importante, che ci fa molto piacere parlarne, visto che spesso abbiamo elencato quelli che sono i problemi di un Mugello non ben collegato con la città di Firenze. Forse questo è un piccolo passo in avanti. Restate con noi 5 minuti e torniamo in studio. Ben tornati in studio, volevo chiedere una cosa al consigliere Pedrosso, io mi sono già portato avanti, proiettato verso il futuro. Come dire, Rossi insomma è in campagna elettorale in qualche modo, anche per quello che è la sua corsa alla segreteria nazionale, no? Qualche giorno fa la notizia di una sua proposta di abolire l'intramenia per quanto riguarda i servizi ospedalieri, come la valuta? Perché insomma ne parlammo con Eugenio Giani qualche giorno fa qui, mi sembra un po' tutto il consiglio si sia espresso contrariamente a questa proposta. Uno slancio elettorale, secondo lei? Ora, se sono slanci elettorali, questo andrebbe chiesto al Presidente Rossi. Diciamo, noi abbiamo approvato ieri, se non mi sbaglio, in Consiglio regionale una mozione dove mettiamo particolare attenzione proprio sul percorso intramuenia e diciamo che se ci sono delle problematiche risolviamo le problematiche. Io ricordo, ricorderei che è stata istituita dopo, all'epoca del Ministro Bindi e proprio con delibere sottoscritte all'epoca dal Presidente Rossi. Forse è vero che ci sono delle problematiche legate proprio all'attuazione, però magari prima di dire che l'intramuenia non va bene, cerchiamo di risolvere le problematiche collegate. Anche perché la mia paura e il mio timore è quello che poi i professionisti che siamo riusciti a mantenere anche collegati al pubblico, se poi togliamo la possibilità di fare l'intramuenia, la mia paura è quella che poi loro piano piano si allontanino da quello che è il pubblico. La struttura pubblica. E sappiamo benissimo che purtroppo è un discorso anche legato agli stipendi e all'indennità che questi professionisti percepiscono. Mm-hmm. Come dare torto a loro, però ecco, per tutelare magari non solo per tutelare anche il fatto che non si allontanino, penso che questa sia stata una trovata all'epoca condivisibile. Oltretutto è servita per un periodo, ormai adesso magari anche no, ma insomma per un periodo è servita anche un pochino per limitare quelle che erano le liste d'attesa. Vedremo insomma. Sì, vedremo come si svilupperà. Io ho visto che anche le recenti dichiarazioni comunque del Presidente è un pochino tornato indietro su quello che aveva detto inizialmente, probabilmente l'ha detto in uno sfogo e a volte visto, vengono prese più le frasi che dici così in sfogo che magari il contesto dell'intervista. È stato a lungo assessore alla sanità e quindi insomma è un tema che conosce anche molto bene, chiaramente quando interviene su questi temi e gli si dà credito per forza. No, ma problematiche ci sono come ci sono in altri settori, anche il discorso delle liste d'attesa. L'attesa è un settore che prima o poi in qualche modo va risolto, perché il cittadino è lì che marca il più delle volte il fatto che la sanità sia una sanità funziona, che lo funziona, cura, certo. Che non lo cura, che funziona, che non funziona. Certo, lo valuta molto in base anche a certo, questo è di sicuro un parametro importante. Come d'altra parte, insomma, poi tutti i bilanci, tutte sono le prestazioni esterne che si appaltano anche a strutture private, poi sono un costo importante dall'altra parte per la regione. Sindaco, volevo chiederle una cosa, tempo fa parlavamo di una questione
gestione, no, di quello stabile accanto alla stazione in cui devono essere alloggiati 50, se non sbaglio, migranti. Di fatto un accordo tra la prefettura e l'associazione gestisce lo stabile, bypassando in qualche modo. Bando della prefettura, esatto, aperto a tutti senza coinvolgimento dei territori. Senza nessun coinvolgimento, il coinvolgimento c'è stato laddove le associazioni hanno in maniera corretta interpellato prima le amministrazioni comunali, in maniera autonoma, certo, diciamo, senza esserne obbligati. Insomma, si attendono in questi giorni l'arrivo di queste persone, però questa cosa ancora una volta forse ce n'è bisogno, mette in luce un problema, no? Di fatto. Mette in luce un problema di abuso di pazienza dei sindaci da parte della prefettura, perché questo è il vero problema, perché io mi sento di poter dire alcune cose, come ho detto, rispetto all'immobile della stazione, perché so quello che sta facendo Borgo San Lorenzo, in generale il Mugello, rispetto a questo tema. Perché ad oggi i numeri parlano di oltre 300 persone accolte, siamo forse il territorio che sicuramente nella città metropolitana accoglie più di ogni altro territorio. Stiamo continuando a dare il nostro contributo, perché anche nelle ultime settimane sono arrivate 9 persone nella frazione di Polcanto, altre 20 arriveranno a Faltona. E su questo siamo all'assessore Bonanna, abbiamo fatto delle riunioni e con chiaramente la cooperativa che gestisce le strutture con i cittadini, quindi spiegando bene il perché, spiegando bene anche quelle che potrebbero essere le collaborazioni insieme al comune, col protocollo di intesa che abbiamo firmato per attività da fare all'interno della frazione. È chiaro che se in tutto questo processo d'accoglienza diffusa, che giustamente dall'assessore Bugli in giù noi cerchiamo di concretizzare sul territorio, arrivano dei numeri e delle localizzazioni come quelle della stazione, io, come ho detto personalmente al prefetto, credo che si stia veramente indirizzando tutta la gestione di questa situazione in un vicolo cieco che rischia di esploderci, e rischia di esplodere a livello di amministrazioni comunali, perché l'accoglienza diffusa prevede indubbiamente un accordo di massima con le amministrazioni anche rispetto, certo, ai luoghi e ai numeri, e soprattutto bisogna evitare concentrazioni anche e soprattutto per la vivibilità di quelle strutture e per le persone che sono ospitate. Allora, purtroppo io mi rendo conto che anche il prefetto ieri, qualche giorno fa, ieri o ieri l'altro, c'è stata una riunione al Ministero dove tutti i prefetti sono stati informati che la vera emergenza comincia ora, anche se parlare di emergenza ormai mi sembra davvero quantomeno fuori luogo. Il flusso strutturale aumenta, quindi capisco anche che i prefetti, come dire, si trovano davvero con una pressione importante, però la risposta non può essere quella che prima o poi la prefettura penserà a istituire delle tendopoli e occupare palazzetti dello sport, perché poi oggettivamente non si dovranno meravigliare se qualche sindaco riporta le chiavi in prefettura, ecco, perché la situazione rischia di diventare non gestibile, e ripeto, noi del Mugello lo possiamo dire perché siamo il territorio che ad oggi ospita e accogliente più di ogni altro territorio, e funziona questa cosa se continua a essere governata così. Gruppi di persone così numerosi e soprattutto localizzate in situazioni critiche rischiano di far saltare il sistema. Su questo, insomma, penso che soprattutto andando verso l'estate si vedranno le prese di posizioni anche forti. Insomma, anche il presidente dell'ANCI Toscana Matteo Biffoni l'ha ripetuto più volte, un meccanismo deve in qualche modo sbloccarsi anche sul turnover, perché se no naturalmente poi si arriva a saturazione. Le attese sono talmente lunghe Per la riconoscimento, la saturazione è già status, arrivata, secondo me, perché stanno geniando a trovare spazi. Non voglio togliere spazio all'argomento, un argomento che mi interessa molto, no? Perché poi in ballo insieme a questo c'è secondo me un argomento molto grande, che è anche quella dell'identità del Mugello e di quello che questa zona bellissima della Toscana vuole in qualche modo, punta a divenire, punta ad interpretare. Però partiamo dal fatto pratico, no? Dei collegamenti che verranno istituiti tra il Mugello e Firenze, collegamente notturni di treni notturni in occasione della Notte Bianca, se non sbaglio, come prima 30 aprile. Tratta, insomma, come primo momento di prova, anche perché poi sarà anche un esperimento in qualche modo, no? Capirò se poi siamo buoni. Sì, diciamo che è un'idea che è nata in autunno, se non ricordo male, parlando con il sindaco Moboni e con il sindaco Agnesti nelle loro vesti di presidente dell'Unione Montana Comune Mugello e di assessore delegato a quello al trasporto. E poi io ho portato l'idea all'attenzione dell'assessore Ceccarelli, che immediatamente mi ha messo a disposizione lo staff regionale, e abbiamo fatto un primo tavolo tecnico politico con i due sindaci che ho citato prima, fra cui Paolo che è qui presente,
E lì abbiamo fatto un ragionamento a tutto tondo per cercare di capire se è possibile collegare il Mugello a Firenze con un treno notturno il sabato sera. Diciamo che su quel tavolo ci abbiamo messo un po' di tutto, perché il ragionamento è stato anche un pochino più ampio, essendo il Mugello l'estensione più a nord della città metropolitana e quindi anche quello, diciamo, che non rientra in un percorso di tranvia o di collegamento diretto con la città come sì, nella rete metropolitana, Fiana. Insomma, diciamo così. E lo staff tecno-regionale ha lavorato con Ferrovie Italiane, rivedendo e guardando appositamente il contratto, perché il contratto non prevede periodi sperimentali lunghi, diciamo così. Okay. Prevede solamente la possibilità di usufruire di corse nel momento in cui c'è un evento particolare. È stato costruito apposta questa, anche su, insomma, trovando la formula giusta e partendo proprio dalla notte bianca, è stato deciso di fare queste corse sperimentali mettendo una coppia di treni in andata verso Firenze e in ritorno alle 24:40 perché più tardi dell'una non si può andare per motivi di sicurezza all'interno della stazione. E se la sperimentazione funziona, c'è un passaggio ulteriore da fare, perché ci sarà quello di trovare un sacco di feste da organizzare ogni weekend. No, invece purtroppo il passaggio è diverso, perché se funziona dobbiamo rimettersi a un tavolo tecnico-politico per capire la formula migliore per strutturarlo, perché di sicuro per il territorio non è che sarà un passaggio non oneroso, insomma dobbiamo anche valutare questo. Ma rimane la cosa però legata all'evento speciale, cioè sono treni, si possono fare solo in casi di evento speciale, quello solo per la sperimentazione. Questa è la sperimentazione, se poi decidiamo di strutturarlo perché la sperimentazione va benissimo, a quel punto lì si rifà un nuovo tavolo tecnico-politico, perché di sicuro i territori dovranno anche contribuire, almeno è quello che è già stato scritto nelle lettere dell'assessore Ceccarelli. Senta Moboni, però quello che mi interessa, cioè, insomma, quello secondo me è un punto importante di questa cosa, è che al di là di togliere un po' di ragazzi, in questo caso, dalle strade e dall'autostrada in modo particolare, insomma è molto pericolosa, e magari utilizzando un mezzo più sicuro, ma il treno è anche un sinonimo di quello che potrebbe diventare qualcosa che si porta con sé una grossa parte di sviluppo per la zona del Mugello, no? È così? Non c'è dubbio. Intanto credo, insomma, si debba ringraziare la Regione in particolare, visto che, e non perché è qui accanto a me, ma effettivamente l'impegno della consigliera Capirossi è stato determinante per smuovere poi l'assessorato e dare una prima risposta positiva. Questa è un'esigenza che viene dal territorio, no? Questo più volte ci è stato sollecitato, qualche mese fa ci fu anche una raccolta firme di quasi 1000 persone. Comunque diciamo che l'utilità di avere una corsa che permetta a dei ragazzi di poter tornare dopo le 8:30, come è in maniera ordinaria previsto l'ultimo collegamento da Firenze a Borgo San Lorenzo, era evidentemente un'esigenza territoriale. Noi siamo riusciti a ottenere tutti insieme una prima sperimentazione. È chiaro che io spero innanzituto che questo sia un servizio che trova, come dire, un grandissimo numero di utenti, perché questo costituisce un prerequisito per poi poter fare anche delle richieste aggiuntive. Se il treno non lo prenderà nessuno, sarà molto più difficile. Quindi per chi ci guarda, prendete il treno, poi insomma sarà adeguatamente pubblicizzato, però è chiaro che se questo è un treno e prendono 10 persone, difficilmente noi potremmo tornare dall'assessore a chiedere delle corse aggiuntive. Penso che in prospettiva questo possa diventare un tema fondamentale per il collegamento rispetto a un'area della città metropolitana come il Mugello, che comunque in questo momento, penso, rispetto anche agli investimenti di estensione della rete tranviaria, non può chiaramente essere e non è coinvolta in questo senso. Allora io dico che forse anche all'interno della città metropolitana, se questa cosa funziona, possono, e noi faremo in modo di portarla a questa istanza, essere trovate delle risorse che permettano di rendere almeno un paio di giorni a settimana, un giorno a settimana, questo un servizio strutturale, perché è un problema sicuramente di vivibilità e fruibilità dei nostri territori rispetto a Firenze, è un elemento positivo anche rispetto alla sicurezza stradale.
è ovvio che si riferisce ai giovani, ma anche non solo ai giovani, certo, perché pensa alla famiglia che vuole andare a mangiare a Firenze o a vedersi un cinema, un treno alla 12:40 che permette all'1:20 in tutta sicurezza, soprattutto penso d'inverno questo, di tornare a Borgo San Lorenzo, comunque collegare anche a chi non se la sente più di guidare dopo scena, certo, mi vengono in mente tanti anziani. Quindi insomma io penso sia un bel risultato iniziale. Se funzionerà, noi faremo in modo che questo prosegua. Sì, sapete, dice Campi, Sesto Fiorentino, Bagnarepoli, sì, prenderanno la tranvia al Mugello, prenderanno la tranvia, un'incentivazione, e questo in una prospettiva credo sia determinante, perché l'infrastruttura ci fa sentire più metropolitani, perché riusciamo a raggiungere la grande Firenze anche dopo le 8:30, ecco, questo insomma. Va bene, allora siamo in chiusura, volevo fare una domanda flash al Capirossi, in questo caso visto che è stata anche assessore di Scarperia, secondo lei, visto che se ne parla molto dell'autodromo del Mugello, dovrebbe un giorno diventare l'autodromo di Firenze, chiamarsi in questo modo secondo lei? Di sicuro per un discorso di pubblicità, sicuramente collegare la parola Firenze all'autodromo del Mugello di sicuro dà una pubblicità maggiore. Mi viene in mente un ragionamento che facevamo poco fa proprio lì all'interno del circuito, che alcuni usufruitori non sapevano che era in provincia di Firenze, l'hanno saputo dopo che sono stati lì, quindi per dire, se io so che il circuito è in provincia di Firenze, magari mi sposto con tutta la famiglia, perché mentre io sono a fare le prove, come si vede adesso nelle riprese, dentro il circuito la moglie va a fare shopping in centro, quindi forse per un discorso, anzi sicuramente per un discorso di pubblicità, collegare il nome Firenze a quello del circuito aiuterebbe tantissimo. Diciamo che noi mugellani, se guardiamo il campanile, ci sentiremo un po' più poveri. Siamo un po' gelosi. Vabbè. Volevo chiedere anche al sindaco Moboni se dopo l'ingresso nel PD non cambierà anche squadra del cuore, ma questo lasciamo fare. Quello no. Questo è un'altra cosa. Quello no. Questo non si smuove dalle posizioni. Grazie mille a Paolo Moboni per essere stato con noi. Grazie a voi. Grazie a Fiammetta Capirossi. Grazie a voi. Grazie a voi per averci seguito da casa. Telegram termina qui. Una buona serata a tutti.